sarà un Natale particolare, ma noi siamo presenti nelle vostre case anche questa volta con un fantastico box natalizio, un bel menù. Andiamo subito a vederlo, dai. Ok, guardate qua il nostro box, tutto etichettato, abbiamo chiuso. Adesso lo andiamo ad aprire e dentro troveremo il nostro menù natalizio. Adesso vi faccio vedere portata per portata. Allora, abbiamo la nostra entrée, vedete, tutto etichettato, eh? È un'entrée sorpresa, quindi non vi dico che cos'è, lo vedrete, poi magari anche nel video lo capirete. Poi abbiamo il nostro carpaccio di tonno tonnato con una granella di amaretto. Poi abbiamo la nostra insalata di scampo, bottarga e carciofo con una granella al prezzemolo. I nostri tortellini di gambero rosso in brodo di cappone con la cipolla agrodolce. E a finire, non per ultimo però, il nostro baccalà fritto con l'agnello, un delicato agnello sfilacciato e la nostra composta di mirtilli rossi. E a concludere tutto abbiamo il nostro dolce natalizio, che è questa bavarese al panettone. Vedete tutti i colori, oro, tutto natalizio. Poi andremo ad offrirvi la nostra focaccia e i nostri cantucci, eccoli qua. Andiamo a vedere subito come lavorare questo benvenuto natalizio. È un'insalata di, me lo direte voi, comunque nel caso c'è l'etichetta, perché è un po' la sorpresa, quindi non voglio svelarvelo subito tutta l'inizio, così abbiamo, avete un ingrediente sorpresa. Andiamo a mettere in una bacinellina, andiamo a dare giusto una mischiata, il prodotto è già condito, è già tutto cotto. Questa qua verrà servita fredda, quindi non dovrete scaldare niente, e andiamo a mettere nel centro il nostro piatto. Questo qua sarà un piccolo benvenuto per attivare un po' tutte le papille gustative. Tutto graffettato assieme, tutti gli ingredienti, e qua troviamo solo da parte queste cialdine di zucca che sono essiccate. Allora partiamo con, andremo a staccare il tonno, andiamo a tagliare la confezione, il sottovuoto, tutto sottovuoto per garantirvi un po' la freschezza e l'igiene anche. Voilà, vedete sopra un vassoietto, eh? E sono tutte le nostre fettine, vedete come si tolgono bene? Andiamo a disporre nel nostro piatto. Qua usate un po' la fantasia, fate un po' come volete e come sempre, se volete, mandateci le vostre foto che verranno poi pubblicate sulle storie. Voilà, il nostro carpaccino, andiamo a metterci un pochettino d'olio, senza esagerare, un pochettino di sale e così è condito. Adesso andiamo a prendere la nostra salsa tonnata e andiamo a tagliarlo un angolino, creando così tipo effetto sac à poche. Andiamo a creare il nostro angolino piccolo, non esagerate, e andiamo a creare un po' degli spuntoni. Questa è la salsa tonnata con il tonno, questo carpaccio tonno. Poi prendiamo la nostra granella di amaretto e andiamo un po' a mettere in giro. Possiamo metterla anche sopra senza nessun problema, eh? Vedete? E le nostre cialdine di zucca. Tutti i prodotti sono etichettati, quindi capite tutti gli ingredienti, anche se magari avete un po' di difficoltà. Guardate qua, piatto pronto. Continuiamo ora con un'insalata di scampi, carciofi e bottarga sulle lenticchie di Castelluccio di Norcia e questa granella, che è una granella grissino colorata al prezzemolo. Andiamo a staccare, vedete, anche qua sono pensati gli ingredienti, andiamo a staccare queste e andremo a scaldare, intiepidire. Come li possiamo intiepidire? O a microonde, li possiamo mettere così direttamente, o magari se avete una pentola con dell'acqua li possiamo un attimo immergere, tanto devono essere tiepidi. Sono scaldati i nostri prodotti, li andiamo a mettere in una bacinella, teniamoli sempre separati per ora, eh? E anche l'altro lo andiamo a mettere in un'altra bacinella. Vediamo, deve essere tiepido, non deve essere calda questa insalata. Andiamo a mischiare le nostre lenticchie, vedete, e le andiamo a mettere alla base del piatto. Voilà,
andiamo un attimino ad appiattire, a fare tipo un cerchio, guardate qua. E adesso prendiamo i nostri scampi, bottarga, la nostra insalata, e la andremo a mettere ad adagiare sopra, sul centro, nel centro. Guardate. E come andiamo a finire? Andiamo a finire con la nostra granella di prezzemolo. Andiamo a aprire il nostro sacchetto. E voilà. Primo piatto dei nostri tortellini in brodo di cappone. Allora, abbiamo due alternative per scaldarli. O li andiamo a immergere nell'acqua, o andiamo ad aprire il sacchetto e andiamo a metterli in un pentolino a scaldarlo. Io farò nel secondo metodo. Vado a staccare qui il secondo prodotto. Andiamo ad aprire il nostro sacchetto e andiamo a versarlo nel pentolino. Vedete? Liquido e tortelli. E li andiamo a scaldare. I tortelli sono già cotti, quindi proprio solo scaldare il liquido e il tortello. E poi è già pronto, possiamo andare i tortelli e li andiamo a mettere nel piatto. Quando poi sono tutto liquido, andiamo a versare il liquido, un po' andate un po' a piacimento, se volete abbondare col liquido oppure stare un pochettino più corti, è così, vedete? E andiamo poi a finire il tutto con la nostra cipolla in agrodolce, che andrà a dare un po' quella nota particolare. Andiamo a aiutarci magari con delle pinze, voilà, e andiamo un pochettino a mettere sopra. Eccoci qua con il secondo piatto, il nostro baccalà fritto con il delicato agnello cotto al forno e la nostra composta di mirtilli rossi di montagna. Andiamo a scaldare. Andiamo ad aprire il sacchetto, proviamo il baccalà, che è già fritto, e il nostro agnello. Andiamo ad aprire anche questo sacchettino e lo mettiamo a fianco al nostro baccalà. Vedete, risulterà un po' compatto, Poi ci mettete un cicinino di olio e poi andate un attimino a staccarlo, con l'aiuto della mano, con delle pinze, lo staccate così e lo andiamo a mettere 2 minuti in forno a 180 gradi. Se avete anche la possibilità di impostare l'umidità, portatela a 0, perché comunque è un prodotto fritto. Agnello, i nostri pezzi di baccalà e andiamo tutto a insaporire, ad addolcire con la nostra composta di mirtilli rossi di montagna. Voilà. Abbiamo il nostro dolce, guardate che bello, questa bavarese al panettone, arricchita con dell'oro alimentare e colorata col rosso natalizio. Non ci resta che augurarvi un fantastico Natale, sarà strano ma sarà buono perché avete ordinato il nostro menù, quindi buon appetito. Buon Natale e alla prossima, al prossimo menù che sarà quello del 31 dicembre.